Non è tempo di leccarsi le ferite, è tempo di intervenire, di prendere provvedimenti seri, con una prevenzione mirata affinché montagne non brucino più e si possano evitare allagamenti per via della sistematica rottura di argini vetusti dei corsi d'acqua. Il presidente di Lega Ambiente Campania, Michele Buonomo, l'aveva detto: rischiamo una nuova Sarno se non si fa in fretta. I recenti episodi avvenuti nell'Agro, legati al maltempo, fanno capire come questa fetta di territorio della provincia di Salerno sia sempre più oggetto di rischi idrogeologici, ambientali in generale. Il tutto poi connesso ad un aumento delle malattie tumorali, ma questo è il problema successivo. Ecco cosa ci ha detto Buonomo. Piuttosto che a Mercato San Severino, insomma, l'avevamo detto, è troppo poco? Purtroppo si è facili profeti in questo senso, perché era evidente che sarebbe successo. Bisogna fare prevenzione, l'abbiamo detto anche altre volte proprio ai vostri microfoni, contro gli incendi, ma d'inverno, e contro le esondazioni di fiumi, contro il dissesto idrogeologico d'estate. Questi sono i tempi giusti. Abbiamo un ritardo di decenni da questo punto di vista, perché intanto il territorio è stato in parte abbandonato, è stato cementificato in maniera eccessiva, in maniera molto spesso inutile, in maniera sbagliata, e quindi i processi in atto, i processi di cambiamento climatico, che pure sono terribili a livello planetario, pensiamo a quello che è successo in questi giorni, sta succedendo in Grecia, ma quello che è successo negli Stati Uniti con i due uragani più terribili dell'ultimo secolo. Allora bisogna correre anche qui ai ripari, togliere cemento, fare... Noi dobbiamo trasformare il nostro paese in un grande cantiere, in un cantiere di cura, che si prenda cura del proprio territorio e voglia di lavoro vero, e lavoro come anch'esso preventivo, non intervenire a posteriori per provare a recuperare i danni che purtroppo poi sono avvenuti e spesso pure corredati da morti o comunque da perdite e da dolori. Insomma, è una questione di buonsenso. Adesso noi, in questo momento, nel mese di novembre del 2017, dobbiamo lavorare alla prevenzione degli incendi, costantemente poi curarci, prenderci cura, far ritornare le persone al lavoro di cura dei territori attraverso un'agricoltura di qualità, un'agricoltura che ci è invidiata da tutto il mondo. L'agro nocerino sarnese non a caso si chiama agro nocerino sarnese, poi come dire pure punteggiato da industrie di trasformazione che ben vengano, si iscrivano in quel filone della sostenibilità.